Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben ritrovate. Quando ci metto tanto tempo a fare un video e soprattutto quando rimando sempre a farlo, vuol dire che per me è un video tanto importante e che ci tengo a farlo bene. Il video di oggi è un video che, anche se rientra assolutamente nel mood del canale Bellezza Consapevole, esula dalle tematiche che di solito affronto qui sul canale. Fare questo video mi fa sentire vulnerabile perché chi mi segue già da un po' sa che sono molto riservata, insomma non parlo mai della mia vita privata e mi concentro solitamente appunto sui consigli cosmetici, sui consigli per la cura dei capelli oppure della pelle del viso e fare questo video appunto come dicevo mi fa sentire un po' vulnerabile e per me che sono una control freak, ossia amo sentirmi in controllo, questa sensazione non mi fa sentire molto a mio agio, però per me è veramente importante fare questo video perché è la tematica che voglio affrontare è una tematica molto importante ma anche tanto delicata e il messaggio che mi piacerebbe riuscire a trasmettere con questo video è un messaggio assolutamente di positività, un messaggio di speranza anche per chi appunto affronta un percorso simile a quello che è il mio, ma anche il semplice fatto che questo video vi possa portare a riflettere un po' sul vostro stile di vita e comunque a rivalutare il tutto, già vuol dire che nel mio intento ci sono riuscita. È un video che ci tengo tanto a farlo perché ho un gran rispetto per voi che siete gli iscritti del canale, siete ormai più di 10.000 e io vi ringrazio tanto perché siete ancora qui nonostante io sia scomparsa da YouTube e abbia fatto negli ultimi video veramente negli ultimi mesi veramente pochissimi video e soprattutto perché vi ringrazio veramente di cuore perché non appena avete detto che c'è qualcosa che non andava bene, mi avete riempita effettivamente di messaggi, di affetto e di supporto, cosa che mi ha commossa e mi ha stupita. Vi ringrazio tantissimo perché vuol dire che nel mio piccolo riesco a fare una minima differenza nella vita delle persone. Quindi grazie di cuore a tutte voi che voi sapete chi siete, che mi avete inviato il vostro affetto e il vostro supporto via mail, via messaggi. Attualmente, fortunatamente, mi sento graziata dalla vita per così dire, perché sono sempre stata una persona in salute, non ho mai subito interventi gravi, ho sempre avuto un buonissimo metabolismo, non ho mai dovuto fare diete particolari né per motivi di salute né per questioni estetiche e veramente quello a cui la vita mi ha esposto negli ultimi mesi mi ha fatto veramente apprezzare tutto molto di più e soprattutto rendermi conto di quanto è importante lo stile di vita che noi abbiamo tutti i santi giorni, quello che è la nostra quotidianità. Perché sono scomparsa da YouTube negli ultimi mesi? Voi sapete che io non sono mai stata il tipo di persona che a forza di cose deve pubblicare dei video settimanali, ogni sabato deve pubblicare un nuovo video a discapito della qualità. Quindi a me piace sempre documentarmi, fare dei video che possano contenere dei contenuti utili, soprattutto a voi e soprattutto validi. Quindi se un video vuol dire mettersi davanti alla camera, devi anche starci con la testa. Per me questi ultimi mesi non sono stati per niente facili, quindi era proprio difficile e andava oltre le mie forze riuscire a essere concentrata e focused su quello che potevano essere le tematiche inerenti appunto ai video cosmetici. Senza entrare troppo nei dettagli, quello che vi posso dire è che i primi di quest'anno, quindi proprio i primi giorni di gennaio, in seguito alla rimozione di un polipo, mi è stata diagnosticata una iperplasia semplice e complessa con atipie. Chi non è familiare con questa terminologia, come non lo ero neanche io fino a qualche mese fa, si chiederà: ma di cosa stai parlando? Che cos'è? Ebbene, l'iperplasia di per sé è una patologia dell'apparato riproduttivo femminile, che è anche abbastanza comune e diffusa e che si può manifestare in due forme, in una forma semplice oppure in una forma complessa.
Il problema compare quando presenta anche delle atipie che segnalano una proliferazione anomala delle cellule e che di solito preludono il tumore dell'endometrio. Fortunatamente questo è un tipo di patologia che viene diagnosticato prima che sfoci in tumore e fortunatamente questo è stato anche il mio caso. Per quello io vi dicevo che la prevenzione è veramente molto molto importante. È importante farsi il Pap test superati i 35 anni anche ogni anno e soprattutto è importante appunto fare dei controlli ginecologici periodici, proprio perché appunto potete prevenire la comparizione di una forma tumorale. Comunque, fatto sta che io mi sto avvicinando ai 40 anni e cercare una gravidanza e sentirsi dire di accantonare questo sogno perché intanto c'è una priorità ben più forte è stato comunque un colpo al cuore e ha un attimino dato una scossa alle varie priorità. Per fortuna appunto questa tipologia di preeclampsia con atipie può essere contrastata subito con delle medicine antitumorali, un trattamento antitumorale che nel mio caso è durato per 90 giorni, è abbastanza tosto come trattamento, poi ognuno, come vi dico sempre, reagisce in maniera diversa al trattamento. Nel mio caso sono stata stupita di poter constatare come la chimica agisce sul nostro cervello. Ho passato 90 giorni a pensare sempre solo al cibo, perché peraltro è una tipologia di farmaco che viene dato anche a chi è malato di AIDS o a chi appunto soffre di varie patologie legate al cibo, e quindi stimola l'appetito. Non avrei mai pensato, io sono una buona forchetta, però non ho mai un appetito esagerato, quindi non avrei mai pensato di vivere quello che ho visto in quei 90 giorni, quando peraltro sono aumentata anche di peso non praticando neanche attività fisica. Per fortuna dopo 90 giorni, rifacendo l'isteroscopia, i risultati sono stati che di preeclampsia purtroppo c'è ancora in forma semplice e complessa, ma le atipie sono scomparse. Continuo ovviamente adesso una terapia con una spirale medicata al progesterone, sperando, augurandomi che appunto riesca a regredire e che l'endometrio torni di nuovo sano. Il messaggio di questo video è che praticamente tutti i periodi di crisi ci portano poi a dei cambiamenti positivi nella nostra vita. Nel mio caso si è già verificato in passato, quando appunto disperata dall'irritazione del cuoio capelluto, dal dolore, dal prurito, ho detto basta, trovo un'alternativa alle tinte chimiche e ho trovato appunto l'Enè, che ha cambiato la vita dei miei capelli, è stata proprio la svolta. In questa situazione qui di crisi veramente ti inizi a mettere in dubbio tutte le tue scelte che hai fatto fino in quel momento e ti rendi conto che le priorità devono cambiare. Ho capito che dovevo cambiare assolutamente il mio stile di vita e migliorare il mio regime alimentare, perché non mi piace parlare di diete, non ho mai seguito una dieta, ma ho sempre seguito un regime alimentare. Io sono da 2014 vegetariana, pescetariana, perché comunque mangio il pesce, mangio le uova e i formaggi, che adesso negli ultimi mesi ho assolutamente tolto, a parte magari quell'eccezione della mozzarella sulla pizza. Ma il cambiamento maggiore che ho fatto è che, leggendo e documentandomi, i vari studi appoggiano, è che la sedentarietà, una vita sedentaria, assolutamente influisce in modo negativo e incoraggia appunto le forme tumorali a svilupparsi. Ci sono delle percentuali che vanno dal 20 al 40% in più di probabilità che uno sviluppi una forma tumorale all'endometrio, alle ovaie oppure all'utero. Quindi diciamo che la cosa positiva in tutto questo è che ho approfittato di questi mesi anche estivi per ritrovare un po' me stessa e capire quali sono le mie nuove priorità. Sono stata anche felicissima di constatare che dopo mesi in cui non riconoscevo più me stessa, in cui il mio solito corpo tonico e senza fare più di tanto sport si era totalmente trasformato, con quasi 10 kg in più che avevo preso in seguito alla terapia ormonale. In tutto questo ad un certo punto è scattata la mola, quella mola senza la quale, anche se ti sforzi a fare un cambiamento, dopo 2 settimane ti ritrovi come prima.
Quindi sono stata felicissima di vedere, notare come dentro la mia mente scattava questa mola che mi portava appunto ad un cambiamento in positivo. A questo punto la cosa importante era trovare appunto una palestra, un centro sportivo dove portare a termine questa missione di attuare uno stile di vita più salutare. Io personalmente non ho mai amato andare in palestra, non ho mai amato fare i corsi, eppure mi rendo conto oggigiorno quanto sia importante trovare un centro sportivo oppure una palestra dove veramente ti faccia piacere andare, ti trovi a tuo agio, dove sei motivato ogni giorno a tornare. Oggigiorno devo dire che sono riuscita, appunto sono quasi 3 mesi ormai che riesco a essere un po' costante, al minimo 3-4 volte a settimana sono in palestra e i risultati iniziano finalmente a vedersi. È vero che in tutto questo dovrò adesso rifare un'altra isteroscopia per vedere il trattamento con la spirale medicata, che risultati dà, ma io sono molto positiva, sono sicura che tutti questi piccoli cambiamenti e accorgimenti che prendo nella mia vita quotidiana daranno dei risultati. E chi mi segue su Instagram sa che ho condiviso proprio in questo percorso che ho fatto quest'estate anche dei libri che per me hanno fatto veramente la differenza. Io ho qui e vi lascerò anche linkato nella descrizione, linkate nella descrizione del video, i vari video che ho studiato e mi hanno aiutato a consapevolizzare ancora di più come migliorare la mia alimentazione, perché è veramente importante prevenire e non curare quando si è troppo tardi. Uno dei libri che veramente per me hanno fatto la differenza, e vi ripeto, non è un video sponsorizzato, sono libri che io ho comprato su Amazon e che vi consiglio. Potete anche leggere le recensioni e insomma trarre le vostre conclusioni. Però, come diceva una di voi che mi segue appunto su Instagram, l'alimentazione e la consapevolezza di quello che mettiamo nella nostra bocca, così come siamo consapevoli di quello che applichiamo sui capelli o sulla nostra pelle, è un oggetto di studio che si dovrebbe studiare a scuola. Cioè, oggigiorno ci fidiamo ciecamente di quello che ci viene proposto sugli scaffali dei supermercati, eppure in una società sempre più consumistica non ci viene proposto il meglio, purtroppo. Comunque, tornando ai libri, vi dicevo, c'è questo libro, Mangiare bene per sconfiggere il male, che è scritto dalla dottoressa Maria Rosa Di Fazio. È un libro scritto da una dottoressa oncologa con un'esperienza ventennale negli ospedali di Milano. È un libro scorrevolissimo, ma che vi apre gli occhi, vi giuro. Ovviamente dovrete prendere con le pinze, tra virgolette, quello che appunto leggete qui e provare ad applicare quello che più si addice al vostro stile di vita, alle vostre esigenze personali ovviamente. Certi argomenti che ho letto qui, che sono appunto degli accorgimenti che lei prende con i suoi pazienti che sono già malati, però ovviamente io non voglio aspettare di diventare malata per attuare un regime di alimentare salutare. Se io posso prevenire, se io posso sentirmi meglio mangiando meglio, perché non farlo? Come faccio a mangiare meglio? Solo ovviamente diventando consapevole di quello che metto in bocca tutti i santi giorni. Giusto per darvi un'idea di quello che mi sono portata a casa leggendo questo libro, cose che alcune sapevo, alcune proprio ignoravo e mi hanno lasciato un po' di stucco, è il fatto che per esempio la dottoressa consiglia di consumare la frutta solo la mattina e di un solo tipo, mai la macedonia, proprio perché il pH dei vari frutti è diverso, quindi il nostro intestino va in tilt. Non consumarla mai dopo i pasti, ma sempre lontano dai pasti, perché favorisce praticamente la formazione della putrescina, quindi fa marcire il tutto se la mangiamo dopo i pasti, e quindi favorisce l'acidificazione e la crescita tumorale. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' di stucco è il fatto che lei sconsiglia l'assunzione dello yogurt, non quello vegetale, ma proprio lo yogurt proveniente appunto dal latte animale. No, e non tanto per il lattosio quanto per il contenuto di caseina.
consiglia di assumere assolutamente ogni giorno piante della famiglia delle crucifere, ravanelli, cavoli, cavoli di Bruxelles, laverza, perché sono tutte piante che aiutano ad alcalinizzare il nostro corpo e che prevengono anche tutte le neoplasie che possono essere ormonosensibili. Un'ultima cosa che vi racconto, di quello che mi è rimasto leggendo questo libro, poi mi fermo perché sennò ve lo racconto tutto, è cosa guardare quando andiamo a scegliere l'acqua da bere. Dobbiamo andare a guardare il residuo fisso, deve essere il più basso possibile. Lei non dice esattamente qual è il marchio che ha il residuo ba più basso sul mercato attualmente, però io indagando ho scoperto che l'acqua lauretana ha un residuo basso, fisso basso di 14, se non sbaglio, mentre tipo la Sant'Anna, che mi è più facile trovarla sotto casa, ha un residuo basso del 22. Un altro libro di cui vorrei parlarvi, poi dopo mi fermo qui, gli altri ve li faccio vedere velocemente, vi linko poi appunto nel video, per chi vuole veramente prendere consapevolezza di quello che stiamo assumendo, è questo manuale di Michele Riefoli, che loro chiamano manuale di consapevolezza alimentare per tutti, e che si concentra soprattutto su una alimentazione vegetale. È un libro, un vero e proprio manuale completo, spiega il tutto nei più minimi dettagli, parla appunto dei carboidrati, dei glucidi, dei lipidi, delle proteine, da dove possiamo assumerle, come abbinare gli alimenti, è pieno di curiosità, di ricette, è veramente un libro che non solo chi è vegetariano dovrebbe leggere e approfondire. Quindi assolutamente raccomandato, per me è stato proprio veramente un ottimo manuale per riuscire ad approfondire e capire e consapevolizzare quello che sto mangiando e come meglio organizzare appunto i miei pasti per ottenere il massimo dal mio corpo anche in palestra, ovviamente, e soprattutto per prevenire e non dover poi curare. Mi fermo qui, come accennavo, vi lascio nell'info box, nella descrizione del video, il link agli altri libri che io ho studiato quest'estate, libri che veramente per me sono stata una svolta in questo percorso di consapevolezza alimentare. Se avete piacere, se volete condividere i cambiamenti che avete fatto positivi nella vostra vita e che vi hanno dato ottimi risultati, non esitate di farlo nei commenti del video. Spero che il mio video di oggi vi possa essere di ispirazione, vi possa dar modo di riflettere su quello che è il vostro di percorso e vi possa ovviamente essere utile. Ricordatevi di condividere il video se l'avete trovato interessante e utile con le vostre amiche e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!